Il dato dell'astensionismo è incredibile, l'Italia paga la confusione degli ultimi due mesi post elezioni, la situazione di stallo e anche secondo me la difficoltà ancora delle istituzioni a dare delle risposte ai problemi della gente. Le istituzioni per riconquistare la fiducia dei cittadini devono cambiare e dare delle risposte concrete, non bastano più le pacche sulle spalle. Guardiamo al voto di 5 Stelle che siamo un po' a un giro di boa del solo voto di protesta. L'Italia chiede buona politica. Credo che i segnali di una crisi del rapporto tra quel movimento e il proprio elettorato erano evidenti a tutti, francamente. Bisognava solo misurarne la portata. Serracchiani ha detto che i candidati vincono nonostante il PD. Che vuol dire? Mi sembra francamente esagerato. Nel Lazio ha vinto due mesi fa un candidato del PD, oggi sta vincendo un candidato del PD. Il PD è anche Zingaretti, il PD è Marino, non è che bisogna sempre parlare degli aspetti negativi, è come la personalità di una persona. Tutti noi, se giudichiamo una persona dagli aspetti negativi, tiriamo fuori un libro per la psicanalisi.